Spari avvertiti nei pressi delle abitazioni di Cascina Leona e la carcassa di un cinghiale nel Gravellone nel comune di Travacò sono gli elementi di un giallo risalente ad alcuni giorni fa. La polizia provinciale ha confermato di non aver eseguito nessun abbattimento e gli spari sentiti poco dopo le 18 di venerdì nei pressi delle abitazioni potrebbero essere partiti da chiunque. Venerdì ero sul lavoro e ho ricevuto alcune telefonate. Da, da residenti attorno alla zona di Cascina Leona. Tra l'altro lunedì sera in Consiglio Comunale ancora mi è avvicinato un, un cittadino per farmi notare che era lì con il cane in zona Acqua Negra, ha sentito due scolpi secchi attorno alle 18.30 e si è allontanata per paura. Domenica mattina ho ricevuto delle fotografie. Non è chiaro se il cinghiale sia stato abbattuto nella zona di Cascina Leona o della chiavica a Travacò. Sabato scorso sono stati effettuati dei test alla diga del piccolo Mose e l'aumento dei volumi d'acqua potrebbe aver trascinato la carcassa a valle. Quel che certo è che si tratta di due zone abitate dove passano ciclisti o persone a piedi con il cane. I rischi sono facilmente intuibili. Sul fatto del, dei colpi d'arma da fuoco, avevamo così tanta paura del lupo, ma mi sa che i cinghiali meglio che abbiano paura dell'uomo come sempre non hanno ancora dato problemi per fortuna e, eh, però sparare se, se sarà confermato sparare in mezzo alle case non è proprio una cosa così eh, ottimale è molto pericolosa oltre che proibita ovviamente Dopo aver perlustrato la sponda del gravellone e individuato con precisione la posizione della carcassa abbiamo avvertito le autorità sanitarie che come da prassi verificheranno eventuali casi di peste suina Abbiamo già preallertato l'istituto zooprofilattico perché è di, di prassi che avvisi la TS e faranno una verifica per escludere eventualmente la famosa peste suina. Questo viene fatto di routine su tutti gli anni, su tutte le carcasse trovate decedute nella provincia di Pavia come monitoraggio, non, non credo sia il caso di allarmarsi per nulla.